después de la muerte de Fidel, de su desaparición física, yo lo que creo que quedará sobre todo su pensamiento y sus ideas. Credo che non cambierà nulla senza Fidel, perché lui ha lasciato un'impronta indelebile nella società di Cuba. Inoltre è stato importante per tutto il Sud America e perfino per l'Africa, combattendo il colonialismo. Ora spetta ai giovani cubani ricordare i suoi insegnamenti e decidere come vivere il proprio futuro. L'elezione di Trump preoccupa qualche cubano, ma l'importante è che ora gli Stati Uniti normalizzino il loro rapporto con Cuba. Políticos italianos son conocidos en Cuba desde, bueno, yo creo que desde hace mucho tiempo, y a los cubanos siempre están muy pendientes de lo que sucede en Europa. Y siempre nos ha preocupado el ascenso de figuras de la extrema derecha en el continente. Y aunque tienen personajes, digamos, que llegan a ser pintorescos, como el propio Silvio Berlusconi. I politici italiani sono conosciuti a Cuba, come ad esempio Silvio Berlusconi. Ma la nostra preoccupazione, guardando l'Europa in questo momento, è l'aumento del populismo e della crescita dell'estrema destra, che si manifesta per la crisi del capitalismo. Internet continua a non essere accessibile ai cittadini di Cuba, se non per poco tempo e in alcuni luoghi specifici dell'Havana. Ma questo non ferma i giornalisti dei giornali nazionali nell'essere convinti che questo sia il miglior metodo di informazione e quello che ha sempre funzionato a Cuba. L'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti comunque è stata una notizia molto importante e trattata con rispetto dai quotidiani del luogo. Non mi agrada, perché vedo che quiere echar atrás lo che Obama e Raúl habían construido juntos. Che era una cosa molto allettante. Personalmente non mi piace Trump, perché rischia di far fare dei passi indietro rispetto al rapporto che si era creato fra Obama e Raúl Castro. Non si può negare che il nostro rapporto con gli Stati Uniti è molto importante, perché la nostra economia dipende anche da quello che succede con loro. E quando la macroeconomia non va bene per colpa dell'embargo, allora finisce molto poco nel piatto del cittadino, e questo è sempre un problema che noi dobbiamo evitare come popolo.